come dicevo prima, molto forte, e sia a destra che a sinistra. Non sorprende che sia Beppe Grillo, quindi un blogger, un comico, che fa anche il politico, a utilizzare questi mezzi nuovi per cercare di veicolare meglio il suo messaggio. Lo sta facendo da tempo e lo sta facendo sempre meglio, sfruttando gli strumenti della rete. E i partiti non sono ancora attrezzati al meglio, soprattutto quelli che cercano di utilizzare la rete, mi riferisco a Facebook, ma non solo, anche a Twitter, senza conoscere a fondo questi strumenti, ad esempio mettendo dei messaggi video, utilizzando quindi la rete come soltanto come una parete dove appendere un poster, ecco, questo un po' per rendere l'idea. Non c'è quindi ancora la consapevolezza forse della potenzialità del mezzo, anche se piano piano si stanno facendo dei progressi. Quindi sembra interessante che in Italia ad usare la rete in maniera forse più evoluta siano o minoranze interne ai partiti o movimenti, correnti, eccetera, che cercano di cambiare lo status quo, cioè di prendere e di disarcionare la dirigenza. Quindi la rete, secondo lei, può essere vista solo come un mezzo per l'underdog, cioè per chi non ha a disposizione la struttura, o forse questo è un modo di vedere le cose un po' provinciale? No, provinciale non direi, direi piuttosto che in questo momento è così, la Quindi rete a un certo punto basta che ti si serve riduca un po' la soprattutto banda da noi in disponibile e Italia, ma vai anche negli subito Stati nel. Uniti, per cercare Sì. di, appunto come diceva lei, disarcionare l'establishment, per cercare Ma poi come me la fai di ma poi me la portare il riesci a messaggio che trasmettere? parte dal Cioè basso io vi posso anche e chiamare. quindi una Non è un problema. No, democrazia. io ce l'ho, Una io posso politica appunto staccarmi e richiamarvi che tutti. dal basso Tanto vi ho attraverso tutti i la contatti. rete cerca di La faccio io la influenzare le chiamata, poi guardiamo se scelte dei riusciamo a partiti. trasmetterla, ok? E in Italia siamo molto Perfetto. indietro, come dicevo prima, però il cammino credo vada in questa direzione. Quindi praticamente la rete continua ad essere però sempre vista come uno strumento Ok, alieno, qui ci siamo, una cosa strana. Ad esempio, molti politici, sia di aggiungo centrodestra che di Salvatore. centrosinistra, ogni tanto non Sono riescono a resistere ok, alla tentazione di Paolo. colpevolizzarla, di prendere e dire Sto che la colpa aggiungendo e dell'omicidio poi X o del disastro Y è per non mi forza riesce ad aggiungerlo. della rete, dei Ok, social network, siamo online. eccetera. Pensa che Daniele, questo sia ora dovrebbe legato esserci anche più che lui. altro all'età proprio Sempre che anagrafica risponda, della classe naturalmente. politica italiana, La perché ad situazione di esempio banda, Roberto, come la personaggi vedi? come Ti è Matteo migliorata Renzi hanno un oppure no? rapporto con la rete totalmente diverso, c'è chi Leggermente. dice. Quindi questo segna forse un'inversione di tendenza che potremo vedere a breve con le prossime elezioni. Benissimo, ringraziamo il dottor Sacchelli per essere intervenuto al nostro evento speciale per le elezioni americane e naturalmente rinnoviamo l'invito alle prossime iniziative di TV Radicale. Grazie a voi e buon voto americano. Ok, siamo di nuovo in diretta. Scusate, come al solito abbiamo qualche piccolissimo problema tecnico. A questo punto vi possiamo informare che ci sono novità dai risultati elettorali, quindi praticamente possiamo annunciare che Marco Rubio del Senato Florida è ufficiale e quindi il primo candidato appoggiato dai Tea Party che riesce ad arrivare al Senato dopo il Rand Paul, chiaramente. Qua abbiamo davanti agli occhi alcuni risultati che dicono che già ora, per i risultati arrivati, i repubblicani hanno il controllo della Camera, 229 a 220. Un minuto fa, con tutti ufficiali, è ancora al 100%, ma ci siamo. Mentre al Senato saremmo ancora 53 a 45.
però naturalmente siamo, è ancora abbastanza presto nella notte, risultati definitivi abbiamo solo Alabama per i repubblicani, Arkansas per i repubblicani, entrambi abbastanza semplici, anche se Arkansas è abbastanza importante perché c'era Blanche Lincoln, la candidata la democratica, nonostante fosse contraria all'aborto, diede il suo favore della riforma sanitaria di Obama, per poi vantandosi anche del fatto che era riuscita a ottenere 100 milioni di dollari di finanziamenti federali all'Arkansas. I votanti, gli elettori americani non gliel'hanno perdonata e chiaramente è andata a casa, anche se siamo ancora presto, sono 3-2% di riforma. Primi dati al Colorado, il Senato, e Beth sarebbe abbastanza a vantaggio, 54-41, Lindsay al 2%, gli altri molto, molto meno, comunque solo 5%. Chiamata la gara nel Connecticut, anche se solo l'11% dei distretti hanno dato i voti, hanno consegnato i risultati, Blumenthal dovrebbe avercela fatta, 52-47 con Linda McMahon, ovvero la moglie del proprietario della Federazione di Wrestling, che era stata data da tutti come una barzelletta, come la candidata ridicola, e cosa nonostante tutto in uno stato chiaramente liberal come il Connecticut sarebbe riuscita a arrivare a distanza non mostruosa. Stesso discorso, Delaware, i dati sono quasi definitivi, 97,5% dei distretti, abbiamo una vittoria abbastanza di Christopher Coons, democratico, mentre Christine O'Donnell, la molto controversa candidata che aveva vinto a sorpresa le primarie repubblicane, avrebbe preso circa il 40%, anche se sembra che ultimamente si stiano riavvicinando. Rubio è anche lui a posto, in Georgia vittoria di Isaacson, repubblicano, 61%, non è mai stata in dubbio. Illinois, che era una portante, Giannulli è assegnato democratico, col 35,8% dei distretti è a 54%, Kirk, il repubblicano, è al 41%. Anche questa è l'unica sorpresa, perché i sondaggi davano un Kirk davanti, invece Giannulli per ora sta andando, però non l'hanno ancora chiamata, quindi vuol dire che evidentemente hanno riportato magari qualche è stato qualche distretto urbano, Chicago. Sì, più a Chicago, oppure c'è stata tantissime polemiche in varie contee dell'Interland di Chicago e anche più del centro dello stato, dove ne è successo veramente di tutti i colori, cioè la regione elettorale nell'Illinois è stata veramente mostruosa. Rebecca Sinkwerris dell'indipendente libertaria 5%, è stata dichiarata già la vittoria per Indiana. Kansas, Moran repubblicano, ha vinto, anche se solo il 2,2%, sono 69-28, era chiaramente una gara chiusa. I numeri nel Kentucky sono sempre più interessanti, perché 85,2%, siamo sempre inchiodati sul 56-44. Quindi una differenza non da poco, 130.000 voti di differenza tra Paul e Conway. Louisiana ancora pochissimo, però i primi dati che arrivano danno David Vitter, repubblicano, avanti di 2-1 almeno. Maryland invece ha vinto la Mikuski, democratica, 60-38. Maryland è uno stato dove praticamente vincono quasi sempre. North Carolina, Richard Burr, repubblicano, 56, nel Missouri avanti Blunt, in North Dakota chiaramente anche questo era uno stato già più che deciso, Hoven, repubblicano, a vince, per ora siamo quasi a 4-1, cioè 80-20, sono percentuali quasi toscane, invertite. Nel New Hampshire ha vinto Kelly Ayotte, repubblicana, anche se solo 25,6 dei voti sono arrivati, siamo veramente 2-1, quindi 64-33. Anche questa era una gara che... Molto interessante il governatore del South Carolina, che stanno 50-49 per il democratico. Però, è una roba da cardiopalma.
Sì, Schumer a New York ha vinto facilmente contro Townsend, anche se i numeri non sono arrivati. La Gillibrand sembra aver stracciato Dio guardi, quindi a New York i clintoniani sembrano in forma. Questa è una cattiva notizia per Obama, che avrebbe preferito che la Gillibrand facesse più fatica, anche se ancora i dati sono molto preliminari. Ohio, Portman ce l'ha fatta. Quindi repubblicano a vincere, Oklahoma, Coburn, oltretutto una potenza al Senato, chiaramente ha vinto Sestak e Toomey, nonostante il 31% in Pennsylvania. Sestak è avanti 56 a 44, ma non hanno ancora chiamato la gara, quindi vuol dire che può darsi che si riavvicini. South Carolina di a 30. Con 9% di Clemens, anche lui era un indipendente o un libertario? Salvatore? Presente? Che stato era? South Carolina, Tom Clemens. Carolina mi sembra che fosse, anche lui mi sembra fosse libertario in E parte, quindi credo. questa sarebbe una vittoria sclamorosa perché DeMint, che è uno dei repubblicani più duri e puri, quello che è l'anima nera secondo i liberal, avrebbe preso il 61%, Tom Clemens con una piattaforma libertaria prende il 9%, vuol dire 70 a 30, cioè una batosta. Qua i dati sono abbastanza significativi, si parla ancora di 47%, già dichiarato. John Thune in South Dakota correva da solo, quindi chiaramente ha vinto. A me ha stupito, mi stupisce Snyder come governatore del Michigan in vantaggio. Cioè il Michigan, insomma, Detroit, la Motown è sempre stato abbastanza progressista, sì, molto direi, anche molto socialista, maggioranza afroamericana, Sì, no, è notevole. effettivamente è quello. Vermont, allora qua continuiamo col giro del Senato, visto che siamo quasi alla fine. Lì nel Vermont 61-34 con 12% dei distretti. Democratico, il Vermont era chiaramente, cioè, l'Umbria degli Stati Uniti, quindi cosa. Invece interessante il dato del Wisconsin Senato non è stata ancora chiamata, però ora come ora Johnson, repubblicano, sembra in vantaggio nei confronti di Feingold. Russ Feingold è una potenza nell'ambito del Senato, è da una famiglia, cioè anche il padre era eletto da una famiglia potentissima nel Wisconsin. Il fatto che fosse stato definito a rischio poteva essere una cosa importante. Questa gara qua potrebbe essere il numero che manca ai repubblicani, non dico per prendere il controllo del Senato, ma quasi. Anche se ci sono i dati di Pennsylvania e Illinois che sembrano andare un po' in contro tendenza. Come hai detto giustamente tu, Sì, naturalmente si tratta Pennsylvania. ancora di ancora prematuro fare un bilancio Sì, però definitivo, però. vedi che Pennsylvania sono 44%, e con 44% dei distretti che hanno votato, avere ancora una situazione 54 a 46 e non dichiarano la vittoria, il fatto che non dichiarano la vittoria vuol dire che ci sono ancora molti distretti Orale. che sono aperti. Ora chiaramente ci concentreremo. Da qui in avanti, nella nottata, ci concentreremo chiaramente sulle gare aperte e sulle cose più interessanti, perché chiaramente Vermont è chiusa, Wisconsin è chiusa, West Virginia è stata chiamata la vittoria per Joe Manchin, il democratico che appunto, come avevamo detto prima, il democratico che se gli vai a dire io sono che è di sinistra probabilmente ti prende a fucilate, perché se c'è un Reagan Democrat è lui, cioè lui è quello duro e puro, endorsed dall'NRA, che riesce a attirare un elettorato molto, molto centrista, anche un po' di destra. John Raisi, che è il candidato repubblicano, nonostante tutto. Nonostante fosse quindi un candidato già spostato molto al centro, ha preso il 43%, il che già con il 63% dei distretti è già una cosa molto, molto interessante. Ora, a questo punto si apre al dibattito. Più che altro volevo fare un saluto
Un saluto a Paolo Dalla Sala che ha continuato a seguirci per tutta la sera e lo ringraziamo tantissimo, anche se naturalmente con tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto purtroppo la scaletta è ormai andata completamente a farci benedire. Paolo. Grazie a voi. Stavo guardando, mancano i dati su New York tra Cuomo e Palatino. Ah, quindi i dati del governatore. Sì. I dati del governatore, io ero qua su Town Hall, New York, eccolo qua. New York 0-1, però sembra vincente. Siamo proprio all'inizio. Sì, ma però l'hanno già chiamata. L'hanno già chiamata Cuomo Paladino, sembra avanti di molto, però questi sono sempre gli exit poll, quindi sembra che sia una vittoria, però non siamo sicuri di quanto sia vittoria a valanga oppure vittoria di margine, perché l'hanno chiamata però lo 0,1% dei distretti, quindi i dati ancora sono abbastanza preliminari. Ok ragazzi, buon proseguimento. Grazie tantissimo, grazie, ringraziamo Paolo Dalla Sala e gli diamo appuntamento alle prossime iniziative di TV Radicale. Ciao. Sì, ma io prima volevo dire una cosa riguardo Obama, se abbiamo tempo. No, ma non c'è problema, visto che non siamo incalzati dall'attualità, a questo punto, cioè, o ci concentriamo sulle varie gare, o altrimenti iniziamo a vedere. Qualcuno stava seguendo la chat, perché io sto vedendo che sulla chat c'è un bel movimento, c'è gente che prende, partecipa e che parla, però c'è poca interazione, quindi non lo so, a questo punto lancerei proprio un sasso nello stagno. Cioè, ragazzi, se avete delle domande, fate, che siamo qua per voi a rispondere. Anche perché stiamo aspettando il collegamento con Elisa Serafini. Elisa Serafini è bloccata nel traffico del West Virginia e dice che è in taxi e che appena può arriva, però ce ne ha per molto. Ecco, va benissimo, appunto, allora era l'ultimo rimasuglio della scaletta che mi era rimasto, però dato che questa sera siamo veramente all'improvvisazione pura, allora va bene, facciamo vaudeville. Quindi ragazzi, dai, dateci un po' di domande, dai. No, in fondo io volevo dire, in fondo che l'unico punto veramente di merito che i democratici riconoscono Obama, no? Quello che avrebbe dovuto fare è la riforma sanitaria, ma in realtà è una nota di demerito se vogliamo, perché non è riuscito a farla come la voleva, cioè non dimentichiamoci che non è non è rendere pubblico il settore sanitario, ma semplicemente obbligare ogni singolo cittadino ad assicurarsi, e quindi insomma voglio dire, poi tutto questo socialismo non c'è nemmeno, questo da parte nostra è sicuramente un bene, da parte sua è ancora più fallimentare, cioè è indice proprio della mediocrità del presidente, del suo piano, del progetto di governo. No, qua c'erano molte discussioni sui media tra gli analisti e sui cosi sul fatto dell'effetto Obama. C'era il discorso che queste elezioni di medio termine, se le elezioni di medio termine in generale sono negative per il partito del presidente, le elezioni di medio termine con l'economia che va male, con dissenso sociale, eccetera, eccetera, sono a maggior ragione più negative per il partito del presidente. Però a questo punto possiamo provare un po' a valutare se e qual è stata l'influenza? Qual è stata l'influenza delle politiche obamiane e dell'approccio obamiano? Perché molti stavano contestando proprio il fatto che durante il passaggio della riforma elettorale, della riforma sanitaria, il Partito Democratico e la parte di Obama, insomma il trio, no? Obama, Pelosi, Reid,
Pelosi la speaker della Camera e Reid capogruppo al Senato, praticamente che questa parte, quest'ala del Partito Democratico si fosse lanciata a lancia in resta a prendere a dire non mi importa cosa devo fare per ottenere la vittoria, voglio la vittoria, la devo avere a tutti i costi, la faccio. E non hanno neanche nascosto le porcate che hanno fatto. È stato famoso, a parte il caso di Blanche Lincoln dell'Arkansas che avevamo detto prima, c'è stato anche tutto il problema nel Nebraska del senatore repubblicano che è stato convinto a votare la riforma sanitaria in cambio di un'esenzione dai pagamenti del Medicare che andavano a carico delle tasse delle casse federali, pensando che portando contributi statali lui si sarebbe garantito la rielezione. Gli è costato il posto, questo ha avuto la carriera troncata a metà, non farà mai più politica perché l'hanno cancellato totalmente. Ora a questo punto possiamo anche provare a discutere se effettivamente Obama e il suo metodo, il suo stile confrontazionale così, che in Europa, del quale in Europa si è dato poco o nessuna notizia, se questo stile qua abbia avuto una grossa influenza. No, potranno dircelo dati, però ma ne pensate, no? Gli endorsement che ha dovuto fare anche tra i repubblicani più neocon e quindi più interventisti per far passare alcune mozioni al Senato. Cioè, ha dovuto fare veramente endorsement, ma proprio molto dirty, il lavoro sporco proprio. Ha dovuto proprio comprare quello di cui viene accusato Berlusconi, alla fine l'ha fatto anche Obama, cioè ha veramente comprato dei repubblicani. Sì, sì, no, era primo proprio... tra tutti il repubblicano, di cui non ricordo il nome, per la riforma sanitaria. No, era Scott Brown, no? No, Scott Brown non l'ha assolutamente votata. Giustamente è stato quello del Nebraska. Sì. Nelson. Sì. Ora me lo sono ricordato. Sì, ma comunque sì, quella è la classica strategia anche molto mediocre, populista, insomma, arrangiata lì, che chiama raccolta tutti gli anti qualcosa, in quel caso gli anti busciani. Ha raccolta le urne, cioè qualsiasi cosa, basta che parte, che comunque il parallelo tra Italia e Stati Uniti va sempre, no, fatto con una certa attenzione, perché meno male si tratta magari di ribalderie, però sono comunque le ribalderie, voglio dire, di un impero, bene o male. Quindi insomma, quanto piccole appaiono le cosettine di casa nostra, insomma, riflessione così a passant. No, comunque primo commento, insomma, io vorrei veramente, curioso di vedere un po' il risultato definitivo, non per ripetermi, di Pennsylvania e Illinois, perché se i democratici riescono a mantenere questi due seggi, si può parlare, insomma, di contenimento della disfatta, perché il Midwest è la zona, no, che sarebbe dovuta essere proprio l'epicentro della catastrofe elettorale democratica. Se, ripeto, riuscissero comunque a mantenere questi due stati strategici, si potrebbe parlare di un ridimensionamento, di una sconfitta, ma non del tracollo che appariva qualche ora fa possibile, almeno limitatamente a Senato. Allora, i dati che io ho ora sulla Pennsylvania dicono che per il governatore, per il governatore Corbett sarebbe leggermente davanti rispetto a Onorato, il candidato democratico, tipo 802.000 a 767.000, comunque col 48% dei distretti che stanno dando risultati. Al Senato col 47,9% dei distretti contati, Sestak sarebbe ancora avanti, 53-47. Però la forbice si è ristretta, vedo. Sì, no, sono 90.000 voti, però chiaramente 90.000 voti su 1.800.000 scrutinati hanno un peso diverso dai 90.000 voti che erano qualche tempo fa. Nel distretto 1, chiaramente alla Camera, distretto 1 chiaramente c'era il democratico da solo, distretto 2 49% è un distretto metropolitano, 89-11, cioè dati così.
nel distretto 3 Kelly repubblicano e avanti, distretto 4 testa a testa, infatti non l'hanno ancora chiamato. Al 5 c'è Tom, cioè repubblicano avanti 70-26, ma sembrava abbastanza tranquillo. Vedo al 6, al 7 e all'8 davanti i repubblicani con una media del 20% dei voti. ...58,7 dei voti scrutinati, Marino davanti, l'11 uguale, il 12 è un po' avanti il Democratico, ma siamo ancora abbastanza presto, il 13 invece, la 13 e 14 vinto, vinto Democratici con abbastanza margine, cioè 18-19 sono andati entrambi ai Repubblicani, cioè è una, un'immagine di uno Stato che non, non è proprio univoco, però la Pennsylvania... sappiamo un po' come è fatto, cioè lo spieghiamo anche agli ascoltatori che noi qua stiamo parlando da e sono a maggioranza repubblicana tranquilla, quindi per le gare complessive è sempre un po' un problema a farlo. Poi l'altra gara importante, quella che dicevi Illinois? Eh sì. Illinois per il governatore, Quinn e Democratico abbastanza avanti. Brady, no, il Senato. Il Senato Giannulli, se non l'hanno ancora chiamata, non l'hanno ancora chiamata, 48,9% di voti scrutinati, Giannulli 51%. Puntuale il fatto quali siano le contee che hanno... Tra l'altro è uno stato, no, che è finito agli onori della cronaca anche giudiziaria per lo scandalo dell'ex governatore Blagojevich. Ecco, praticamente no, l'Illinois viene definito, a parte non tutto l'Illinois, è tutta la zona di la conurbazione Chicago-Aurora-Gary, insomma tutta la parte vicina sul lago Michigan. Questa parte qui è definita proprio la fogna d'America, il fatto che Obama sia uscito da lì ha fatto venire sospetti solo ai conservatori, gli altri non ci hanno manco pensato lontanamente che Chicago è notoria per avere la politica più corrotta di tutti gli Stati Uniti. Un po' di disturbi. Aia. A tratti. A intermittenza, diciamo. Eh sì. Poi tra l'altro vuol dire c'è stato un saggio di cattivo giornalismo di qualche giorno fa su Repubblica che presentava, anzi del Corriere, che presentava, diciamo, la sfida dell'Illinois tra due candidati oggettivamente non stinchi di santo, però voglio dire metteva sullo stesso livello le accuse di malversazione, corruzione del candidato democratico con, diciamo, un ritocco al curriculum militare di quello repubblicano, insomma, voglio dire, comunque è già indice, no, di una certa malafede, insomma, una presentazione della politica americana, cosa che comunque siamo abituati da parecchio, insomma, no? Ah no, l'abitudine ormai ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatto proprio il callo a queste... a questa creatività nel riportare le informazioni che vengono Concelli, praticamente Johnny Cloaca, il gestore e curatore del blog Fredonia,
che è sempre stato molto interessato alle questioni libertarie, eccetera, con il quale ci ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito della Proposition 19, ovvero del referendum sulla legalizzazione delle droghe leggere, che effettivamente verrà tenuto insieme alle midterm election. Un'ultima notizia: Cristoforo Zervos, che sta monitorando l'Illinois, ci informa che al Senato in Illinois to close to call formidabile, con Chicago già scrutinata al 70%, alla Camera dei Rappresentanti il GOP tiene benissimo 5-8 per i repubblicani. Ma è fantastico, sì. Se hanno già scrutinato Chicago sono fottuti, perché cioè, se hanno già scrutinato Chicago 100.000 voti di differenza se li mangiano. Cioè, Kirk dovrebbe far festa, ma poco ci manca. Allora, abbiamo Lisa Serafini in preascolto, però sta contattando me, quindi... Sì, ci sto parlando, sì. Okay. Già ho detto, abbiamo l'intervista, dopo la contattiamo noi, no? Dovrebbe chiamarla punto, Luca. Che... Sì, allora a questo punto, benissimo, datemi un attimo il contatto che la chiamo subito, la invito subito. La cerco subito, vediamo un po', che cavolo ce n'è, 474.000. Proviamo se fosse la prima, guardiamo un attimo se è proprio Fortune Ellen. Dovrebbe essere, un attimo che ti do la... No, vabbè, allora a questo punto mandiamo l'intervista con Serafini e poi dopo ci risolviamo i problemi offline e ci risentiamo dopo. Roberto, dici quando sei pronto. Salve a tutti, buonasera e benvenuti. Abbiamo al telefono in collegamento per questo evento eccezionale di TV Radicale Francesco Simoncelli, ovvero Johnny Cloaca, gestore del blog Fridonia. Si è detto disponibile a partecipare, appunto, parlando della Proposition 19, ovvero il referendum che si terrà contestualmente alle elezioni di medio termine in California per decidere del sacro graal di tutti i libertari del mondo, ovvero la legalizzazione delle droghe leggere. In questo caso, allora, partiamo subito a bomba e... In questa intervista parleremo delle tematiche relative alla politica, visto che è una trasmissione elettorale, non quindi della importantissima questione della legalizzazione, con la quale ci siamo ripromessi di parlare di nuovamente con Francesco in una prossima trasmissione, della quale vi terremo subito aggiornati. Domanda subito, partiamo a bomba. Stupisce insomma la faccenda che i vertici dei partiti sono contrari a questo referendum, mentre in realtà le organizzazioni di base, il cosiddetto grassroots, la sostiene in maniera molto convinta. Molto scalpore ha creato anche la posizione di Obama, che dice che si è detto contrario. Secondo te, influenza del referendum? Salve a tutti, prima di tutto. Allora, la cosa non stupisce, o per meglio dire, non mi stupisce particolarmente. I partiti, d'altronde, sempre legati alla loro esigenza di voti, sono al soldo del miglior offerente, che purtroppo non è il popolo. Quindi fanno gli interessi di chi propone loro garanzie di rielezione, legiferando di conseguenza, in favore dei loro clienti e non in favore del popolo. Non c'è da meravigliarsi, dopo tutto, è il loro scopo e sopravvivenza in questo mondo. Non è una sorpresa la loro contrarietà, che sia essa etica, morale o di grandi interessi. Giocano, dopo tutto, un ruolo superiore alla volontà del popolo. Per come la vedo io, l'opportunità di questo referendum potrebbe togliere loro le castagne dal fuoco. Non fanno torto a nessuno, perché la decisione non dipende da loro in primis. Ma soprattutto, visto l'enorme successo del mercato della marijuana e la sua sempre crescente richiesta, regolamentare il suo mercato e tassarlo di conseguenza potrebbe essere un ottimo modo da riassestare le sue finanze ormai vicine alla bancarotta.
un'opportunità succulenta, potremmo dire. Quindi, dal punto di vista finanziario, tassare le persone per l'uso della marijuana sarebbe fruttuoso per la nuova amministrazione. Non si deve dimenticare che proprio la California è stata la nazione pionieristica di quasi tutti i movimenti di tendenza e di cambiamento. Allora si potrebbe dire che questa legge capita a fagiolo per frenare un commercio clandestino e forse rimpolpare un po' le casse statunitensi enormemente disastrate attraverso una catena di referendum in tutto il paese. Sia giusto per loro o meno. Certo, non bisogna pensare che da domani tutti i californiani inizieranno a spippettare marijuana. Questa legge consentirà di possedere legalmente piccole dosi di marijuana ed avere un piccolo orticello, ma la sua vendita e la sua distribuzione ancora saranno fuori legge. Quindi niente di radicale, solo un allentamento delle corde legislative, l'ennesima riprova che il proibizionismo porta solo a svicolare dalle catene imposte coattamente. Il mercato nero parla per questo. Per quanto riguarda Obama, sì, la sua posizione influenzerà molto la situazione. Come evidenzia il Legislative Analyst Office della California, questa è solo una legge statale. Le leggi federali sulla marijuana ci saranno ancora. Quindi Obama potrà al massimo agevolare un probabile accusato nei processi giudiziari, come ha già fatto qualche volta in casi di marijuana, però a scopo terapeutico. Credo che il pensiero di Obama sia abbastanza chiaro. Come egli disse anche nel 2004, comunque, è favorevole alla decriminalizzazione della marijuana. Capito, sì. Ok, perfetto. Allora, un altro elemento che stiamo vedendo, siccome in California contestualmente alla Proposition 19 ci sono molte gare locali anche molto importanti, cioè dal governatore alle gare per il Senato alle gare per la Camera. Chiaramente il fatto che Obama si sia schierato cioè contro alla Proposition 19 e il fatto che la Presidente della Camera, lo Speaker della Camera, Nancy Pelosi, che il suo collegio lo ha a San Francisco, insomma la capitale della Flower Nation, della Summer of Love di tanti anni fa, insomma ha fatto finta di non schierarsi, si è mantenuta un po' sulle sue. Chiaramente questo ha creato delle fratture con i movimenti più libertari e con la sinistra più radicale. Cioè, secondo te, avrà delle conseguenze sulle gare locali questa piccola grande frattura con la sinistra? Hanno, come dire, un peso relativo. Si può capire il perché anche dei loro interventi. La Pelosi, come dici giustamente, preferisce astenersi, come ha dichiarato lei stessa. Però negli ultimi giorni ha colto occasione per ribadire che la legalizzazione della marijuana porterebbe solo ad un aumento dei cartelli messicani. Posizione tutt'altro che neutrale. Evidentemente la Pelosi ignora che le pratiche basilari di mercato, anche l'alcol ai tempi del proibizionismo, fu bandito e ciò non fece altro che alimentare il mercato nero. Quando fu decriminalizzato e legalizzato il mercato nero, legato a questa sostanza ovviamente, scomparve del tutto. E credo che sarà lo stesso anche per la marijuana. Barbara Boxer è contraria. Infatti, durante un'intervista ha detto che la legalizzazione della marijuana potrebbe condurre ad un incremento del crimine, incidenti d'auto ed alti costi per le agenzie locali atti a mantenere Sì, questo ordine. insomma, il solito armamentario proibizionista. Sì, il bello è che Barbara Boxer fu arrestato 2 mesi fa poiché è stato trovato in possesso di alcune strane foglie verdi che dopo test successivi sono risultate essere Ma che marijuana, strano. secondo la polizia Ovvero stessa. il solito discorso, do as I say, don't do as I do, che tradotto per i Sì, nostri amici infatti. non anglofoni sarebbe fate quello che vi dico di fare, non quello che faccio io, perché. Esattamente. E poi il bello, ma c'è stato anche un altro intervento di Jerry Brown che addirittura ha paura di messicani che imbracciano AK-47 e varcano il confine per spacciare marijuana. Carmi Fiorina, pensa addirittura che la cosa possa generare troppi soldi legalizzando la marijuana.
Meglio quindi non soffermarsi troppo su queste posizioni. va bene, Francesco. Allora passiamo a questa ultima, l'ultima questione. Dedicate a appoggiare il successo della Proposition 19 è molto vasta e secondo te esiste anche un lato legalista, cioè persone che non condividano in tutto e per tutto la battaglia libertaria per la decriminalizzazione, depenalizzazione, legalizzazione delle droghe leggere, ma che pensano che questo movimento, questo passo potrebbe migliorare la situazione dell'immigrazione clandestina, oppure, contrariamente a quello che dicono molti politici, indebolire i cartelli messicani che ormai stanno facendo, soprattutto in certi stati del Messico. E pensare che proprio in California, quando venne bandita la marijuana, lo fu principalmente perché si propagandava che gli immigrati messicani fumassero marijuana e quindi distorcessero il cammino retto dei loro figli. I pregiudizi poi attecchiscono in fretta. Sì. Ma se la prima cosa fosse insensata, la seconda forse avrebbe ragione d'essere, infatti. La LACDD, la Latin American Commission on Drug and Democracy, ha per molto tempo raccomandato di inserire nei programmi politici la legalizzazione della marijuana proprio come deterrente per le varie organizzazioni criminali, poiché sradicherebbe dalle loro casse una grossa fetta di introiti derivati dal mercato nero che negli anni si è sviluppato attorno alla marijuana. Ed infatti la posizione della LACDD è proprio quella che nella maggior parte dei sondaggi risuona nelle parole degli interventi, degli intervistati a favore della Proposition 19, che in sostanza vedono come una strategia vincente contro il traffico illegale di droga. Ad esempio, poi nel 2009, uno studio pubblicato da Cato Institute ha fatto notare che in Portogallo, nel 2001, dopo che sono state decriminalizzate tutte le droghe, il tasso d'uso dopo la post-decriminalizzazione è rimasto all'incirca lo stesso e addirittura diminuito quando paragonato con gli altri tassi dell'Unione Europea. E patologie legate alla droga, come le malattie sessualmente trasmissibili e morti a causa della droga, sono diminuite drasticamente. Quindi coloro che dicono che potrebbe favorire il cartello dell'illegalità, dato l'incremento dell'uso, oppure che si possa favorire lo sviluppo di serie malattie, stanno sbagliando strada o sono mal informati. L'immigrazione è stata quasi sempre associata con lo spaccio della droga in California. Le persone ancora identificano l'immigrato come un potenziale spacciatore, soprattutto a San Diego, dove praticamente lo spaccio ha raggiunto livelli abnormi. Anche se i media hanno dato risalto alla somiglianza della Proposition 19 con la legge statale dell'Arizona sull'immigrazione, ovviamente ad un livello più morale Sì, della chiaro. questione, tra le persone si subodora qualcos'altro. Non riguarda solo movimenti o associazioni, è proprio l'elettorato che trasuda questi sentimenti, non solo dal punto di vista della droga, ma anche fiscale, visto che i vari emigrati hanno degli agevolamenti, e demografico. Infatti, sembra quasi che il tutto non riguardi più la scelta morale in sé del referendum, ma più che altro un tentativo di risolvere uno dei più grandi problemi della California. Ho capito perfettamente. Quindi ringraziamo Francesco Simoncelli per il suo intervento e naturalmente incrociamo le dita sperando che insomma questo referendum riesca finalmente a risolvere un po' una delle questioni annose che perseguitano la politica americana. Rin Speriamo proprio di sì. ringraziamo ancora Francesco, ciao e molte Grazie a grazie. tutti, arrivederci. Sì. Sì, ci sono. Ok, ragazzi, benissimo. Grazie a tutti per aver resistito così tanto in questa diretta fiume, che sta veramente degenerando da un certo punto di vista. Però gli argomenti con i quali abbiamo parlato con Francesco Simoncelli sono effettivamente molto molto interessanti e sono una questione che sicuramente avrà una certa rilevanza non solo in questa elezione, ma anche nelle prossime tornate elettorali.
Allora, qua a questo punto possiamo vedere di iniziare un attimo la discussione sul ruolo delle tematiche libertarie in questa elezione, effettivamente. Cosa ne pensate voi, Salvatore? Sì, sì, innanzitutto, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'antiproibizionismo, della legalizzazione, soprattutto delle droghe leggere, marijuana in primis, si parla molto durante questa elezione, soprattutto per la ormai famosa Proposition 19, il referendum appunto che si propone appunto di legalizzare la produzione e la distribuzione della marijuana. E si vota anche per la legalizzazione della marijuana per uso terapeutico in altri due stati. In Nord Dakota, se non vado errato, l'Arizona, sarà importante vedere anche i risultati in questi due stati abbastanza diversi tra loro, diciamo. Per quanto riguarda i pronostici, la Proposition 19 fino a qualche giorno fa veniva data perdente dopo, diciamo, un avvio abbastanza promettente. Niente, praticamente ho letto con molto interesse qualche giorno fa un bel reportage, dobbiamo dire, una volta tanto del Newsweek su come cambia, diciamo, no, la composizione del Partito Repubblicano, e si osservava in questo reportage che è in crescita sostanziale il numero, la percentuale di coloro che anche da posizioni, potremmo dire, di destra, repubblicane, anche se le definizioni di destra e sinistra in America sono piuttosto, diciamo, non colgono lo spettro di posizioni, esposizioni politiche in campo. Dicevo, anche nella componente repubblicana e conservatrice è in aumento importante la percentuale di coloro che pensano che combattere, diciamo, una piaga che ha assunto dimensioni ormai quasi incontrollabili, come il narcotraffico, come tutto l'emergere, diciamo, no, della criminalità organizzata ad esso collegato, e che appunto ritengono che il modo più diciamo più pragmatico, più razionale, più efficace per combattere appunto questa piaga e i suoi altissimi costi sociali sia quello magari di intraprendere la strada della legalizzazione. E naturalmente questo si ricollega, non è una novità, perché il partito, anche in area conservatrice repubblicana, ricordiamo che in passato ci sono stati illustri esponenti che hanno sostenuto queste posizioni, magari all'epoca in più splendido isolamento di quanto non sia oggi. Penso a Barry Goldwater, soprattutto, che è un po', no, il simbolo. Quindi la politica qua è abbastanza sentita, perché sono tantissimi, ad esempio, i dipendenti federali che dipendono dallo spoils system, quindi dall'alternanza delle elezioni, delle cariche politiche. Inoltre è lo stato con il maggior numero di regole per iniziare un business e la minor libertà economica di tutti gli Stati Uniti, è ultimo in classifica. Quindi potete ben capire che genere di stato sia, uno stato veramente che non sembra neanche possa veramente appartenere agli Stati Uniti. Vabbè, sempre meglio dell'Italia, dai. Sempre meglio dell'Italia, sì, è lo stato più simile all'Italia, secondo me. Tant'è che io sto studiando economia del West Virginia ed è veramente preoccupante. Il candidato repubblicano Reese aveva puntato molto sull'economia, sui temi, lasciando abbastanza perdere temi tipo l'aborto, le armi, che qua sono sempre e comunque su tutti i giornali, comunque da sempre. Aveva veramente puntato tantissimo sull'economia, forse anche seguendo diciamo l'idea dei Tea Party, ma non è stato abbastanza apprezzato, anche se comunque, cioè, è da notare il crollo dei democratici, perché qua stanno scendendo di circa 20 punti percentuali ed è veramente tantissimo. Possiamo dare un po' la colpa a Obama, che potrebbe essere visto come veramente un presidente non troppo amato ora come ora, però comunque forse gli abitanti di West Virginia si stanno rendendo conto che questa politica quasi socialista si sta veramente lasciando poco.
queste sono le mie impressioni su questo stato veramente particolare. No, infatti, era per questo che ti avevamo chiamato, soprattutto anche per una cosa, per sapere come si era vissuta la campagna elettorale in un'università che chiaramente non è particolarmente schierata, cioè la Marshall University, come ci avevi già detto, sì, fuori dalla linea, fuori dalla diretta, è un'università che insomma è abbastanza equidistante. Sì. Esatto, qua si parla più di football che di politica nell'università stessa, diciamo. Però ad esempio io posso dirvi questo, ci sono gruppi di College Democrats e College Republicans non troppo, diciamo, non troppo attivi, però comunque sono dati da fare, cene, appuntamenti, eccetera, ma è interessante scoprire che alla Marshall c'è anche un piccolo gruppo di liberali, College Libertarians, che non sono affiliati con nessuna sigla importante, come ad esempio for Liberties, che sono, diciamo, gruppi grossi, aggregazioni di libertari veramente grandi, dei college diciamo di un certo livello. Ho incontrato questi ragazzi e la domanda ovviamente che gli ho fatto è stata questa: ma voi come liberali cosa fate? Votate? Non votate? Chi votate? La maggior parte di questi ragazzi mi hanno risposto: non votiamo, non voteremo. Perché per noi il fatto che non esista comunque veramente un terzo partito è un ostacolo, e non voteremmo repubblicano ma sono troppo antiabortisti, voteremmo da un certo punto di vista democratico ma sono troppo socialisti. Insomma, c'è veramente una grossa percentuale di ragazzi che non vota perché non trova una collocazione adeguata e non milita nei partiti, però queste realtà comunque stanno dando i loro risultati, almeno da un punto di vista culturale. C'è movimento libertario qua, anche nel sud degli Stati Uniti. E questo sicuramente potrà magari darci delle sorprese, magari tra 4 anni, potrà 2, magari alle prossime presidenziali, chi lo sa. Se qualcuno si riprende questi libertari. No, questo il problema era proprio questo. Si erano lasciati coinvolgere da questo spot. Cioè, evidentemente, in effetti io credo nel mercato, domanda e offerta, se fanno questo genere di spot evidentemente c'è una risposta positiva da questo tipo di popolazione. Evidentemente a loro interessano questi temi anche un pochino bassi, cioè diciamoci la verità. No, ma era bellissimo su un, mi sembra, Reason TV, praticamente del Cato Institute, aveva fatto uno spot ultimamente quando si diceva, perché su tutti quasi i media liberal l'idea è: oddio, il dibattito politico è veramente scaduto, cioè qui siamo attacchi personali, eccetera. E allora avevano ripreso la pubblicistica delle elezioni del 1800, delle presidenziali del 1800, nel quale si diceva veramente: se votate Jefferson, le donne saranno violentate, i bambini saranno presi, le teste sulle picche. Ma roba veramente di un cruento e cosa. Quindi forse questa è anche una tradizione. Forse anche il fatto che effettivamente, esatto, la politica la vivono in maniera molto viscerale, e chiaramente queste scivolate, questi scivolamenti sono anche comprensibili. Sì, sì, no, ma veramente un livello. Oppure, non so, pubblicità con i minatori del West Virginia che piangono, arrivano a casa e non hanno da mangiare, dicono: questo perché Raisi, se fosse eletto, cancellerebbe il salario minimo, Raisi non ama il West Virginia, bla bla bla, cioè proprio. Insomma, un po' la Santoro, no? Un po' la Santoro. Sì, la Santoro, esatto. Sì, sì. E poi cercano proprio la parte emotiva dell'elettore, non tanto quella razionale, perché proprio fanno appello a questo. Sono veramente degli spot che giocano molto sulla psicologia, più che sui temi. E anche dei dibattiti. Qui, Elisa, dai. Sì, però almeno io stasera vedevo a Ballarò. Stasera non Ballarò. Spot, per lo meno. Ho seguito un paio di minuti Ballarò. L'unico applauso che è stato fatto non è venuto da, insomma, deduzioni logiche, ma da un'affermazione su un, che cos'era, sul precariato, su il padre cassa integrato, quindi voglio dire. Capito. Ma ecco. Io però mi auguravo che almeno gli spot fossero leggermente sui programmi, tutto qua. Forse avevo idealizzato la politica americana, ragazzi. È un po' questo il problema, che noi abbiamo un'idea effettivamente riportata, che ci è venuta dai media, dai film,
dalla televisione, esatto, da tutto il resto, un'idea di questa politica americana tutta molto elevata, tutta molto ideali, tutta molto policy, dove veramente vince il candidato migliore. Poi dopo in realtà quando andiamo nei distretti, nei singoli distretti, veramente si vede che sono cose mostruose. Che poi dopo il bello anche del sistema americano è che nonostante questi metodi discutibili, le personalità che insomma non sono, spesso non sono il massimo della vita, poi in effetti si riesca a farlo funzionare questo sistema, il che è anche il bello del sistema. È arrivato in Italia il dibattito che aveva fatto Rand Paul con il suo sfidante democratico. Praticamente Rand Paul era stato accusato che, di aver sacrificato un animale, non si è ben capito cosa, durante una pratica della sua confraternita, diciamo della sua fraternity, durante gli anni del college. E questo gli stava rovinando la carriera praticamente. Cioè, qua si è parlato per 2 settimane di questa cosa, di che pratica di bullismo avrà fatto, o quale rito di iniziazione pagano deve aver fatto Rand Paul a 19 anni. Ma era una campagna coordinata con l'attacco alla O'Donnell in Delaware, nel quale si diceva, sì, esatto, che era uscita col tipo che era un Wiccan, e allora che poi era uscita con un tipo, non era lei, ma 16 anni, ma a 16 anni. Sì, ma le colpe sono colpe, no? Non si può. A 16 anni si fa anche di peggio, quindi. No, in Italia no. Allora, ringraziamo tantissimo Elisa di questo collegamento bellissimo, ma abbiamo Stefano Magni in diretta da Freedom Works e quindi ti dobbiamo salutare. Grazie Elisa. E occhio a Roberto che dorme. Ciao. E vabbè, no, il bello della diretta è anche questo, quindi passiamo direttamente da un collegamento all'altro. Rifiuto praticamente intermediazione, saltiamo da una parte all'altra degli Stati Uniti, sperando che quindi ci siano effettivamente ho parlato troppo presto, chiaramente, perché ora non lo vedo neanche più. Avrebbe fatto abbattere Tancredo e abbattere gli altri, però anche quella, la gara del governatore, era abbastanza data. Altre sensazioni, altri... Vabbè, la sensazione di vittoria massima e di massima soddisfazione per Rubio in Florida, sicuramente. Anche perché poi quando è apparsa, boato, quando è apparsa la mappa della Florida con quasi tutti i distretti rossi. No, in effetti in Florida è stata veramente una vittoria. Questo vuol dire che schiacciante, proprio una valanga rossa. Si parla dello spostamento della comunità cubana o da cosa? O pensi che siano più i distretti dove ci sono i senior? Insomma, perché si poteva dire che c'erano entrambi, quindi si sono mossi entrambi. Sì. Sì, decisamente, perché comunque vedendo la mappa dettagliata della Florida è quasi tutta rossa, quindi direi che sicuramente si devono essere mossi entrambi. Beh, i cubani di sicuro sono rimasti delusi dalla politica di Obama, non so che cosa si aspettassero, perché le intenzioni erano molto chiare, anzi devo dire che Obama, rispetto a quello che aveva promesso in campagna elettorale, è stato molto più conservatore di quanto non si potesse pensare all'inizio. Però è chiaro che comunque non... Ecco, qua c'è tra l'altro Lorenzo Montanari, ve lo passo un attimo. Sì, benissimo. Per un commento. Pronto? Sì, pronto. Oh, salve Montanari, Luca Bocci, TV Radicale. Ah, piacere. Salve. Quindi che impressione ha da questa serata? Ma l'impressione ormai è chiaro, il movimento Tea Party ha ridefinito l'agenda politica non solo del Partito Repubblicano, ma a vedere i risultati definirà l'agenda politica anche della Camera. Quindi direi che la grande domanda è il Tea Party ridefinirà la presidenza di Obama?
La gran domanda è se riuscirà a ridefinire, a trasformare Obama in un presidente da un solo term. Sì, quello, la domanda che tutti si facevano era se Obama fosse effettivamente in grado di fare una svolta centrista come Clinton nel 94. Sì, questo bisogna vedere. Sicuramente il nuovo speaker della House, che sarà un John Boehner, cattolico, pro-life, bisogna vedere se non ripeterà gli errori di Gingrich verso la sua presidenza. Diciamo che la grande speranza è che riesca a ridefinire l'agenda e a rifare le riforme, a ridefinire, diciamo, l'healthcare. Sì. Un taglio più cattolico e meno liberal. Quello perché sicuramente. Praticamente la battaglia ora, cioè da domani in avanti, la battaglia sarà tutta trasferita al Congresso, perché già c'erano molti che si preoccupavano della lame duck session. Allora lo spiego un attimo agli ascoltatori, ai nostri telepartecipanti che resistono a quest'ora, ai quali va tutto il nostro applauso. Praticamente la lame duck session è il periodo di transizione che c'è tra il vecchio congresso, che chiaramente non è più in carica, e il nuovo congresso che deve ancora insediarsi. E durante questo periodo, teoricamente, la Costituzione dice si potrebbero fare solo norme di normale amministrazione. In passato è già successo che si sia approfittato di questo periodo per far passare di tutto, e chiaramente c'erano delle preoccupazioni in giro. Lei ha sentito qualcosa del genere? O... Sì, questa è la preoccupazione dei repubblicani, e secondo bisogna vedere, è inutile che facciamo previsioni o catastrofiche, però vedremo. Sicuramente l'amministrazione Obama è, può, diciamo, la tendenza ad acquisire questo comportamento è molto alta, questo sicuramente. Diciamo che comunque, al di là di tutto, c'è una grande vittoria morale dei Tea Party. Alla Camera questo ormai è evidente, e adesso, in questo momento, i repubblicani stanno perdendo al Senato, hanno 41 seggi su 45 dei democratici, quindi direi che la battaglia anche al Senato è aperta. Eh no, infatti qua abbiamo avuto ora un tweet da praticamente che ci arriva da cosa che direbbe che Russ Feingold dovrebbe perdere. Sentite, dovrebbe perdere il seggio al Senato. Certo. Era questo momento è arrivata la notizia che ha vinto col 57%. Di vittoria di Rubio, il discorso di Rand Paul, e effettivamente il discorso di Rand Paul è veramente è stato quasi commovente. Chiaramente sembra che appunto le previsioni della vigilia non fossero andate molto lontano. Quindi tra i tre grandi pronosticatori, tra Larry Sabato, Nate Silver e Charles Krauthammer, chi è che si avvicina di più alla verità? Cioè, quanti pick up? 55, 60, 53 previsioni? Una domanda da 100 milioni di dollari, devo dire, no, a livello di previsioni vediamo chi ci ha azzeccato solo quando sarà finito tutto. Eh sì, infatti. No, ma sai, perché poi visualizzando la mappa degli Stati Uniti, tutto sommato il conteggio riguarda, insomma, non dico che siamo a metà, ma poco più, ecco, no? Eh sì, in effetti era un po' quella la cosa che vedevamo, che appunto... Però ecco, la cosa il risultato più notevole è sia alla Camera che al Senato come cambiano i rapporti di forza, perché mentre si sta delineando una maggioranza netta alla Camera da parte dei repubblicani, il Senato è conteso. Cioè il Senato, dove pure i repubblicani hanno pochissime possibilità di recuperare il terreno perduto, e dove hanno poche possibilità, molto poche possibilità di conquistare una maggioranza, eppure è conteso. Intanto perché tu mi hai passato... Senato adesso sono 45 a 43, sono quasi pari. Tu mi hai passato in testa in Pennsylvania e anche nell'Illinois, Mark Kirk...
ha superato Gian Nullius. Oh mio Dio, quindi vuol dire che effettivamente il Senato è contestato. Eh sì, bisogna aspettare Washington State e Alaska. Oh madonna, madonna, se dovesse decidere la Murkowski le fanno un monumento alla Casa Bianca, cioè se la Murkowski dovesse vincere e essere lo swing vote, veramente gli fanno un monumento. Oi, Stefano. Sì. Ok, okay. Quindi altre considerazioni, altrimenti ti lasciamo tornare al lavoro. Ma adesso appunto altre considerazioni ancora troppo presto, nel senso che adesso certo obiettivamente una vittoria morale gigantesca sarebbe la vittoria nell'Illinois, che sarebbe sì, un insulto diretto a Obama. Anche perché la campagna nell'Illinois, che ho seguito abbastanza da vicino, è stata veramente una serie di challenge legali una dopo l'altra, non solo a livello delle elezioni della Camera e del Senato, ma soprattutto anche per la Camera dello Stato e il Senato dello Stato, sono stati continuamente contrastati in qualunque modo. La Chicago Machine è andata veramente in overdrive per... è andata a nozze, veramente. Veramente, no, infatti, l'Illinois, aspettiamo i risultati nell'Illinois, teniamoci freschi per un nuovo aggiornamento a quando si saprà qualche cosa di più. Ok, benissimo. Sì, adesso... vai. Niente, falso allarme. No, capita. Vediamo. Pennsylvania, signori, c'è il sorpasso. Ecco, queste urla che cosa si... C'è il sorpasso. Ci sono i repubblicani in testa in Pennsylvania. Sì, stato liberal per eccellenza. Qui la gioia non la riescono più a contenere, veramente. Me lo immagino, qua siamo veramente a un passo al 90,2% dei seggi scrutinati c'è il sorpasso repubblicano in Pennsylvania. Sono belle soddisfazioni. Comunque ti ringraziamo tantissimo Stefano Magni per questa diretta che ci dà davvero dal cuore da Tea Party Central Freedom Works. Chiaramente ci aggiorniamo più avanti quando magari speriamo che ci siano altre ottime notizie in arrivo. Grazie a voi e ci sentiamo al più presto. Grazie dopo. Stefano, ciao. Ciao, buona continuazione di serata. Grazie anche a te. Comunque Luca, la tendenza mi pare consolidata, cioè si era partito effettivamente da un vantaggio anche abbastanza consistente dei candidati democratici, sia in Pennsylvania che in Illinois, e poi inesorabilmente il candidato repubblicano ha rimontato lo svantaggio fino ad arrivare quasi alla fine dello scrutinio a passare in vantaggio, seppur il vantaggio è ancora minimo ovviamente. Beh, insomma, sono 20.000 voti. Sì, sono 20.000 voti, ricordando quello che è successo in Minnesota, dove effettivamente per l'elezione di Franken furono a decidere veramente centinaia di voti, qua avere col 93% dei distretti 20.000 voti in più, un po' difficile fare brogli, non impossibile, ma difficile. Sono molto soddisfatto per la cacciata di Russ Feingold e poi soprattutto perché c'è un altro dato molto importante che va contro alla narrativa, totalmente contro alla narrativa. Susana Martinez, la candidata repubblicana al governatrice del Nuovo Messico, sembra che ce l'abbia fatta. E quindi praticamente c'è tutta l'inversione di quello che si è letto in giro, cioè che sì, gli ispanici erano tutti in blocco per i democratici che bloccavano la cosa. Susana Martinez nel New Mexico, ora come ora, è 56-44. Il governatore uscente si è ripresentato? Richardson non si è ripresentato, c'era Diane Danish che era una sua collaboratrice. E sembra che appunto anche nei distretti per ora siamo ancora abbastanza in bilico. Il distretto 2 della Camera sembra abbastanza sicuro per i repubblicani, gli altri due nel 3 un po' più avanti, Luhan democratico, distretto 1 invece sono alla pari. Quindi stiamo già iniziando a vedere risultati che arrivano anche da altri stati. Effettivamente la gara del governatore del Colorado, ad esempio,
l'hanno chiamata, però i dati reali sono sempre abbastanza indietro, perché abbiamo solo 18%, Iken Looper col 53%, Tancredo 36%, Mace il repubblicano con solo 9%, cioè Tancredo se l'è mangiato vivo, Mace, e effettivamente